telefonato. Allora, niente di speciale. Alle 4 di questa mattina un tizio è stato pestato a morte ai mercati generali. Ma deve essere un lavoro di quelli dei trasporti. Va avanti. Eric segnala uno che potrebbe essere adatto per la truffa all'assicurazione. Dice che se tu sei d'accordo te lo fa conoscere. Ma come si chiama? Jacques Dufil. Che ha fatto finora? Lavorava con Laurent. No, mi serve un micco. Un fesso che si crede un duro. Sono i migliori. Questo è già stato beccato due volte per borseggio. No. Ah, questo è poco conosciuto. Si chiama Nick Hazard. Genere? Uno che si ingegna. Ideuzze, trucchetti, roba del genere. Per esempio? Il solito trucco della banca. Boh, e c'è ancora chi abbocca questi trucchetti. Il mondo è pieno di poche. Oggi non è aria? Ecco, ci siamo.
Mi scusi se l'infortuno. Prego, madame. Dica. Scusi tanto, guardi, mi cambierebbe per favore 100 franchi? No, non credo di avere spiccioli, mi dispiace. Oh, che sfortuna! Ma possibile che non riesco a cambiare oggi? La prego, non mi faccia fare la fila in banca. Controlli, mica vado in giro appioppando soldi falsi, sa, lo giuro. Adesso guardo, vediamo se posso accontentarla. Oh, che gentile. Ecco. Grazie, dolce signora. Grazie. Vorrei fare un versamento. Certo, signora. Ecco, compili il modo. Grazie. Buongiorno, signor Strauss. Mi cambi questo segno, per favore. Subito, signor Strauss. Ha preferenze per il taglio? Sì, doppio petto. Ah, questa sì che è buona. No, fa schifo. Come vuole, signor Strauss. Ecco, 10 da 100 e 20 da 50. Il biglietto con la tua firma sta nella tasca interna della giacca, con 10 da 100 e 20 da 50. Andiamo a lavorare. Mi scusi, l'ho urtata. Niente. Non le ho mica fatto male. Non è mica un altro treno. Ma tu mi hai fregato i soldi. Cosa dice? Questo mi ha urtato apposta per fregarmi i soldi. Ma non dica fesserie, non è vero. E questi, che cosa sono questi? Guarda, che cosa sono questi? Questi sono i soldi miei. Tuoi, dopo che me li hai fregati. Chi vuole controllare? 20 da 50 e 10 da 100. Tenga, guarda. Ma li ho ritirati adesso in banca. Che bugiardo, ma se c'ho scritto il mio nome su uno, Gianabei, vuoi vedere? Ecco, guarda, sai leggere o no? Non ti dovrei spaccare la faccia io. Non rompere la faccia a nessuno. Per queste cose si va alla polizia. Alla polizia, va bene? Ma tu che vuoi? Certo che vado alla polizia. Vado a telefonare a una pattuglia. Sorveglia. Ma quello se ne va via con i soldi miei? Ha ragione. Ehi, se ci tieni tanto a telefonare alla polizia, ti accompagno io. L'accompagno io e lei, mi raccomando, stia fermo qui e non si muova. Fermo qui e non si muova. Grazie, io sto fermo qui, e non mi muovo. Con chi lavora adesso? Cambia sempre. Potrebbe andar bene. Vedi di incastrarlo subito. Appena ha finito il lavoro, gli compriamo un bel vestito di legno. Hm? Ok. Sigaretta. Ce l'hai tutti i vizi, Già, ma è l'unico che posso soddisfare. Bere mi fa male al fegato. La droga costa cara. E le donne che ho incontrato non sono mai state alla mia altezza. Perché non ti rivolgi a qualche circo? Lì donne della tua altezza ne trovi quante ne vuoi. Zerg. Sta attento a non sfottermi sulla statura, capito? E poi, io non sono nato nano. Ci sono diventato crescendo. È una malattia. Posso sempre guarire. Auguri. Mi tocca pure andare per cessi. Bonjour, madame. Buon viaggio, nano. Aspetta! Aspetta! Ma che c'è ancora? Devo fare un bisognino. Ma la fate anche voi? No. Facciamo finta. Il nano è caduto nella tazza, lo tiri fuori, se no gliela otturo. Spiritoso. Accidenti, quanto pesa. Questa pesa di più. Ma che c'è qui dentro? Un nano. Ma non faccia lo spiritoso, un nano. Ma è vero, si chiama Duvalier. Sorella, cara sorella, c'è da invidiare il diavolo. Ai, che lavoro fottuto. Aspetti, signorina, lasci fare a me l'aiuto. Grazie, grazie, molto gentile. Se vuole un consiglio, un'altra volta la valigia la metta sulla vettura portabagagli, è molto più sicura, sai? È vero, non ci avevo pensato.
Allora, mie belle signore, vi piace Sir Moritz? La neve non mi fa né caldo né freddo. Ma cara, tu sei sempre a letto. Ti sei fatta fare anche il pigiama di pelliccia. Le volentieri, ti devo pranzare. Che odorino di soldi. Al ladro! Al ladro! Prendetelo! Non fatelo fuggire! Al ladro! Opp. Devo fare tutto da solo. Non c'è nemmeno un facchino. Che lavoro fottuto! Ha ragione Hazard, molto meglio lavorare in un circo. Eccomi, eccomi. Nick! Beh, ti puoi entrare? Beh, io stavo uscendo. Senza mutande? Oh. Con chi stavi a letto? Eh? Uffa, con il mio fidanzato. Ah, le donne italiane. Per darla gratis vi dovete sempre fidanzare voi, eh? Oh! Oh, che bel pupetto! Vieni qui, ti ho portato i pantaloni, adesso te lo metti fuori. Ale, ale, vieni. Ma lei chi è? Che te ne frega chi sono io? Sei di uno chic e formidabile. Congratulazioni, vedrai che lei domani ti spiegherà tutto. E tutto sarà chiaro, sei ragioniere? Esatto, in avanzamento. Ah, e allora avanza, avanza allora, mio caro. Vieni, prenditi il cappello, la giacca. Ah, poi lasciami l'indirizzo del sarto che ti ha fatto le mutande, sono splendide. Ciao, ciao. Ah. Nick Hazard, sei il pazzo di sempre. La fai sempre da padrone. Beh, si può sapere che cosa ti serve questa volta? Ma niente, oggi stavano per beccarci. Io e Duvalier stavamo lavorando insieme. Non so se l'hanno preso. Così ho pensato che era più sicuro venire da te. Magari anche i poliziotti hanno un giorno fortunato. Oggi poi le fogne hanno dato fuori, ne ho visti a plotoni in circolazione. Ma oggi c'è stato un colpo grosso. Non hai letto il giornale, guarda. 4 milioni di franchi di gioielli. Eh già, hanno aperto la cassaforte col raggio laser. Ci vuole la laurea per saperlo usare. Quello sì che è un lavoro, non il tuo. Io e te siamo meno di 2 sputi. Ora capisco perché mi sono trovato addosso a quest'anello. Me l'ha ficcato in tasca un figlio di puttana. Volevano beccarmi con questo. Anna, posa l'osso. Sei sempre una grande borseggiatrice. Chi vuoi che ti faccia un regalo così? L'imperatrice di Persia? Altro che regalo. Mi volevano adoperare da micco. Chi vuoi scommettere che questo è tra la roba che hanno rubato stanotte? Ma certo. La polizia mi beccava e mi trovava con questo in saccoccia. E io andavo dentro al posto dei ladri. Con una sola differenza. Hanno trovato un micco troppo furbo. Prima cosa, non m'hanno preso. E seconda, l'anello me l'adopero. E terza, se hai voglia di far l'amore, togliti i calzoni, che quello che hai mandato via non era un granché, ma tu mi hai fatto venire voglia. Eddie! Hey, Nick! Eddie! Che piacere vederti. Lascia tutto e vieni con me. E di là, Will? Mi scusi. È al solito tavolo. Quanto tempo è che non ti si vede? Per un attimo ho pensato che tu fossi venuto per me. Sai, mi devi scusare, ma sono qui per affari. La prossima volta però verrò solo per te, te lo prometto. Davvero? Vedo qualche chiletto in più, però al posto giusto. Ehi. Ciao. Mangi o solo birra? 2 hamburger e 1 birra. Te li porto subito. Allora, hai sentito di quel furto di gioielli? Beh, e a noi che ci frega? Sono io che l'ho fatto, con 2 amici. Non raccontare balle. Non ci crederebbe neanche l'ultimo degli stupidi qua dentro. E questo? Ti convince? Ti avrei scommesso, Hazard. Prima o poi facevi banco.
Un tipo come te non poteva restare in quel giro. Senti, posso arrivare a 600.000 franchi. Il 15% mano a mano che li piazzo. Ma hai capito che affare ti ho portato? Ma di più non ci arriverebbe neanche Cristo. Ti sto trattando come un fratello. Questa è roba che scotta almeno per un anno. L'assicurazione darà il 30% per recuperare tutto. Risparmiano 2 milioni e mezzo di franchi. A me danno il 20, neanche il 18 se va bene. E questo perché mi conoscono e hanno fiducia in me. Gli sono servito oggi, gli posso servire domani. Ma vacci tu. Ti arrestano non appena apri bocca. Senti, Will. Tu ci vuoi prendere per il collo. Abbiamo speso un sacco di soldi per il colpo. E va bene, te li do al 15% se mi dai il 3%. Contante, anticipato, questa sera. Il resto te lo porto domani. E se poi non ti fai più vedere? Ma se ti dico che ho bisogno di contanti stasera, io non lo so. Dammi l'1%, hai mano l'anello, ti copre, no? Mi copre. Come se lo potessi vendere al suo prezzo. Non posso. Eccomi qua. Vedi, una volta o l'altra ti chiedo un altro tipo di carne. Ah, che bello, provaci, hai visto mai? Vai, vai, vai via, va. Vado, vado. Allora? Ok. L'1%, 40.000 franchi. Contanti. Dieci, venti, trenta e quaranta. Sono io. Ok. Un ricettatore ha preso contatto 2 ore fa con l'assicurazione. Si chiama Will Leffern. Ha già lavorato con Hazard. Che prova ha portato? L'anello. E ha promesso che consegnerà il resto domani. Lo sapevo che era il micco giusto. Adesso l'assicurazione è sicura che il furto c'è stato davvero. Ci daranno i soldi e i gioielli li abbiamo. Ordina un vestito di legno per tutti e due. Ciao. Ciao, tetta d'oro. Ciao. Fa schifo questo whisky. Andiamo a letto, piccolo? Con una come te, ma io mi voglio divertire stasera. Ehi, Nick! Chi non muore si rivede! Ehi, scendo di bicicletta e ti raggiungo. Scommetto che sei sbronzo. Eh sì, perché non c'ho una lira. Ah sì? Mm. E io invece c'ho un sacco di soldi in tasca. Ah sì? Ho fottuto Will Effen. Ho sempre detto che tu puoi fottere chiunque. E perché? Tu no? Ma quanta gente abbiamo fottuto insieme, non ti ricordi? Hai ragione. Sai che ti dico? No. Non lo sai? No. Noi possiamo imbrogliarne quanti ne vogliamo, perché il mondo è pieno di milioni, pieno. È buono, lascia stare. Hai ragione, andiamo via da questo cesso, andiamo. Sì, sì, non si resiste dalla puzza. Guarda qua, terracchia quella. Noi invece andiamo a scegliere qualcuna con la pelle di seta liscia, bella, e poi senza badare a spese. Ma senza sì, badare eh? A spese. No, offri l'effetto. Allora sì, ne voglio 2, 3, 4. Dove andiamo? Io proporrei di andare sia a destra che a sinistra. Allora basta andare dritti. Alto, un momento. Prima passa l'ospite, Salve, Ran. C'è il direttore generale. Prego, la stanno aspettando. Buongiorno, signor direttore. Ha letto di quell'uomo assassinato ieri sera, Will Leffern?
Sì, era un noto ricettatore. Aveva preso contatto con noi per il furto dei gioielli. 4 milioni di franchi assicurati da Mr. Clark con la nostra compagnia. Questo ce l'ha dato Leffern. Ed è la prova che aveva preso contatto con gli uomini che hanno fatto il colpo. E abbiamo anche una traccia. La sera prima l'hanno visto trattare con un tizio. Leffern gli ha mollato dei soldi. Dobbiamo assolutamente recuperare quei gioielli senza badare a spese. 4 milioni di franchi sono un po' troppo da pagare. Che sapete di lui? Solamente il nome. Nick Ezzard. State tranquilli che lo becco io, quel delinquente. Quanto vi fai scucire per un'ora d'amore, eh? Ah, 100.000 è una brioche, bastardo! Caro amore mio, proprio con te lo devo fare, eh? Regina, sei sempre la più bella. Ah, sì? Ti piaccio sempre, sì. Sono sempre la più bella. Sei non bella. Ricordarmelo, che mi fai pensare quando eri ragazzino. Ne hai combinati? Ne Io? Hai combinati di casini qua dentro? Di casini, sì, mai. Casini, bugiardo! Maurice! Maurice! Guarda chi c'è, quel bastardo di mio figlio. Ma c'è Nick? Sì. Ciao, Maurice, fammi soffiare il naso. Ma che rompipalle. Come stai? Mi sembra di aver Sei raffreddatissimo, eh? Come se invece al posto di questo Che bel cagnolino. Ci fosse ancora il mio Marcello, caro. È 2 anni che non ti si vedeva, Nick. A che dobbiamo l'onore? Oh, nostalgia per la madre, carino. Ah, no. Non esattamente. Non sono venuto solo per te. No? No. Sono venuto a fare un orologio. Ah, bene, bene. E chi sarebbe? Si chiama Robert Clark. Opera a Zurigo. Oh, Gesù, un americano. Grazie. Tu lo conosci, no? È uno dei peggiori. Ricco, è ricco, ma... ha anche una facciata pulita. Controlla metà dei traffici più loschi, sai. No, no, Nick. Ha troppi uomini intorno, gente pericolosa, senza scrupoli. Dammi retta, Nick. Nessuno glielo può fare un orologio. Invece, io sì. Ehi, dico, ma ti ha dato di volta il cervello? Mica sei tuo padre, tu. Lui era il re delle truffe e ci ha lasciato le penne. Sai cosa diceva di te? Nick avrà pure della stoffa, ma il gioco grosso non lo potrà mai fare. Gli piacciono troppo le donne, gli piace divertirsi. No, 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 guarda. E poi da quando è morto tuo padre, sono 5 anni, eh? Di orologi non ne abbiamo più fatti, non abbiamo nessunissima intenzione di farne. Senti, mamma, quell'essere immondo mi ha ammazzato un amico. Mi ha trascinato nel suo gioco, ci sono cascato fino in fondo, l'ho capito solo dopo. E tu mi dici di lasciar perdere? No. Ho deciso ormai. Deve piangere sangue. Fosse l'ultima cosa che faccio. Anni. Che non vedevo tante brave canaglie tutte insieme. Vieni, te li presento. Come va, ragazzi? Rocky? Salute. Ray? Ciao. Antoine? Piacere. E Phil? Salve. E tu non sai che ognuno di questi signori ha avuto l'onore di almeno mezza prima pagina di giornale dedicata a lui. Ricordi di tanto tempo fa, acqua passata. Da quanto non ci incontriamo tutti quanti, eh? E così tu saresti il figlio di Marcel e Regina. Sì. E vorresti prendere il posto di tuo padre. Ma... ti ho tenuto sulle ginocchia tempo fa. Mi ricordo che mi sporcasti tutti i pantaloni. Ora non lo faccio più.
È vero che vuoi fare un orologio? Sì. L'hai già inventato un nuovo tipo di orologio? Non completamente. E a chi vorresti farlo? Robert Clark, Zurigo. A me non piace fare tardi per il pranzo. Scusatemi. Piacere di averti rivisto, ragazzino. Anch'io ho un appuntamento, donne. No. È meglio non farle aspettare. E voi sareste di prima categoria in Svizzera? Voi ve la fate sotto! Lo so meglio di voi chi è l'americano. E dico che un uomo è solo un uomo. È sempre più fesso di come te l'immagini. Il suo cervello dobbiamo fottere, non il suo apparato. Il nostro contro il suo. Che importa quanti uomini ha? Non so se vi fate convincere. Io no. Mi è rimasto poco tempo da vivere. Per questo vi saluto. Mi dispiace. No, non te la prendere, Antoine. Non è il caso. Faremo ancora di buona fortuna. Ragazze, sul salire. Ehi, su, su, che belle, su, mettiamoci un po' di passione. Che c'è chi fa l'operaio per mangiare. Ah. Allora, eh? Sì, 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 adesso l'orologio è a posto, convince. Convince, eh? Dici che funziona? Dio solo lo sa. Certo che se ci riusciamo, entriamo nella storia. Ma costa caro, eh? Solo per gli anticipi ci vorranno 200.000 franchi. Dove cavolo li pigliamo? Da chi ce l'ha? Dall'americano. Ce li deve dare lui i soldi per fregarlo, no? Ah, sì, sì. Magari. Ma come? Pensavo di fargli quella dell'assegno. Qualche soldo ce l'abbiamo per coprirlo, no? E vi garantisco che quando se ne accorgerà sarà troppo tardi. No, 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 no. Tu non devi far vedere la tua faccia. Altrimenti saresti spacciato. Gliela devo fare proprio io. Serve per dopo. Ma dai, dai, Nick. Se poi ti vede. Oh, Cristo, Maurice. E quando giochi a poker punti anche sulla fortuna, no? Mica pensi di farcela da solo. E per farglielo pigliare? Come faresti? Mamma, diglielo tu. Ha delle ragazze che lavorano per lui. Sembra che paghi un sacco di mignottelle, sai. Le adopera per scovare i polli. Nick ne aggancia una e sono sicura che qualcosa si combinerà. Sì, sì, è la via migliore. E poi non lo diceva anche Marcel che Nick con le donne ci sa fare, eh? Faites vos jeux. Mesdames, messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. La finale 6, faites vos jeux. Deuxième et troisième du madame. Ehi, non mi fare il malocchio, se non me ne vado. Sono due ore che ti prendi tutto, ma questa volta ti smanco. Ale, tutto sul rosso. Che vi prenda una maledizione se esce in nero. E cazzo, perché è con me che vi arricchite, tutti. Change 20.000. Et je s'en fais. Rien ne va plus. Sta volta esce. E lo sento. 29 noir impertas. Ah, sto stronzo portaiella. Non ne indovino una stasera. Tiè, te li regalo. Le jeu continue. Faites vos jeux, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. C'hai il culo sfortunato, ragazzina. Tiè. Faites vos jeux. Ma sono male. Comprendo buttare migliaia di franchi sulla roulette. Hai ragione. Vuol dire che non sei proprio... Ehi, tu, bamboccio. Fammi a spegnere la sigaretta. Un doppio whisky. Sì. Dai, dai. Mi chiamo Etienne Ekman. Cognome è un po' triste, ma non è colpa mia. Posso sapere il tuo nome? Per lei è lo stesso se le dico Chantal. Nome da battaglia? Prego. Ma non mi vorrei dire che stai qua dentro senza fare la puttana, eh? Non sono mica nato ieri. Ma questo ha poca importanza. Io adoro fare le porcherie con le puttane. Allora mi porti a casa tua, poi mi spupazzi. Che dici? Andiamo! Ehi, Chantal. Pisciare in un bagno così elegante mi mette quasi in soggezione. Soccolona, se ti è passato per la testa di fregarmi la grana del mio portafoglio mentre pisciavo e tu facevi finta di spogliarti, sei cascata male perché
deve ancora nascere chi frega Ekman, è chiaro, eh? Comincia a farmi qualche cosa, la gente la pago perché lavori. Forza, datti da fare. Hai detto che sei qui per un affare. È grosso? Boh, diciamo che leverò una decina di tonnellate di ferro a un tonto che me lo dà la metà del prezzo di vendita, ecco. E chi è questo scemo? Io no, ma non penserai che sono scemo al punto di dire la prima puttana che vedo, va? Eh? Hai già a chi venderlo? Non lo so, per ora cerco un socio. Conosco uno che fa questo tipo di lavoro. Finanzia affari. Sai, io ne bazzico di gente. Potrebbe essere lui il tuo socio. Allora? Potrebbe. Non potrebbe, potrebbe. Secondo come mi gira. Beh, io te lo faccio conoscere. Se poi tu concludi, me lo fai un regalino. Se tu non lo fai per simpatia, la cosa è più seria. Va bene, non t'agitare. Se si combina, t'attacco al tuo ditino una pietra da far morire d'invidia tutte le zoccole della Confederazione. Parola di Etienne Ekman. E allora, Maurice, ti decidi o no? Ma che guardi? Vai. No, mi risulta che i profitti di Franz Mahner nei trasporti si aggirano sui 1.000 milioni di franchi. È un ramo che mi stuzzica. È rischioso. Mahner è una brutta bestia. Cominciamo a bruciargli qualche camion, tanto per testare il terreno. C'è il signor Ekman. E il commerciante è agganciato da Chantal. Pensaci tu. Cavagli il nome dell'imbecille che regala il ferro a metà prezzo e poi buttalo fuori. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Il signor Ekman, vero? Sono il suo avvocato. Lo rappresento in questa prima fase dell'affare. Il signor Clark, vero? No. Ma sono autorizzato a parlare invece sua. Ah. Bene. Allora, ci è stato suggerito da una comune amica un affare che noi potremmo prendere in considerazione. Lei avrebbe l'opportunità di comprare il ferro a un prezzo molto basso. Mm-hmm. E non le nascondo di essere molto curioso. A quale? A quello di mercato. Il ferro non lo regalano mica. Provi lei, se riesce ad averlo a meno, io sarò il suo primo cliente. Ma scusi, e dove sarebbe l'affare? Dove sarebbe l'affare? Ah, dice dove sarebbe l'affare. Ma in che mondo vive lei? Non lo sa che il ferro promete raddoppia di valore? E non lo sa. A lei chi glielo dice? Ah, beh... Informazioni riservate. No, mi chiedo di fare nomi perché meglio, guardi. Lei ha fiducia in me? Si fidi. No, io non mi fido. Dove cavolo sta l'affare? Henry, vieni qua subito. Sveglia. Sei un po' in ribasso, mia cara. Ma come cavolo fai, Chantal, a non riconoscere gli imbecilli? Scusa, Robert. Sei perdonata. Fatti fare almeno un regalino. Gli ho fatto dire che alle 7 concludo. Ah, senti. Portalo alla gioielleria Parker. Fagli spendere almeno 10.000 franchi. Ok? Chiama Parker e digli di mollargli a 10.000 una cosa che ne vale 5. Tanto per cavarne le spese. Ah, mandami Jean e Rolf. Subito. Muovetevi, il Padre Eterno vi vuole. Andiamo. E Nick Hazard? Abbiamo trovato una traccia.
Lo stiamo per beccare. Concludete il più presto possibile. Certo. Ciao, Nick. Ciao. Allora? È andata, è andata. Fammi un caffè, per favore. Ma sarà che io sto invecchiando? Sarà che ho perso l'allenamento, ma... un altro po' mi cagava addosso. Porca Eva. E hai aperto il conto, sì? Sì, sì, con la banca è tutto fatto. Ma la cosa che mi preoccupa è che il documento regga con la polizia. No, 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 regge, regge, regge. Sì. Per una notte regge. Speriamo. E adesso... Sotto cosciantale e... Speriamo. Che Dio ce la mandi buona. Sì, speriamo. Maurice. Ecco. Indietro! Passaggio. Ma lei chi è? Polizia, presto. Bisogna saper perdere. Perdere un accidente, Maurice. È la seconda volta che cerca di uccidermi e tu vuoi lasciar perdere? No, resta come stabilito. E finché sparano a me e non a Eichmann, il piano deve... Procedere, sono stato chiaro? Ah. Ora vado a prendere Chantal e prosegue tutto come d'accordo. Senti. Lo conosci questo? Guardalo bene. Mai visto. Cerca di non raccontarmi balli, altrimenti ti spezzo un braccio. Lo so che frequenta questo merdaio. Che accidenti ne so, qui ne passano tanti. Io vado da Chantal. Vado a fare la pipì. Nichezzo! Nick, 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 tocchi a culata! Non hai scampo! Tu! Chi sarà questo? Buonasera. Hai visto quanti soldi ho speso per te? Sei contenta? Oh, sì. Ah, ti piacciono i regali di Eichmann? Ah. Che bello. No, me lo tengo. No, 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 te lo do dopo. Ale, andiamo, Stella. Cioffè, ci vediamo in albergo, eh? E l'anello? Ma ti ci faccio incidere il nome, Soccolone, eh? Senti, bello, vorrei disfarmi di questo. Dammi 5.000 franchi per questo vetraccio. Oh, ma che guardi, mica è falso. L'ho comprato 5 minuti fa da Parker, a 20.000. E come? Ha comprato questo anello 5 minuti fa a 20.000 alla gioielleria Parker e adesso vuol venderlo soltanto a 5, scusi, non è... Ma, non so, non so cosa abbia, ma non mi piace più. Tu non trovi che sia un oggetto da caffoni? Mi scusi un attimino. Ma sì, carina.
Pronto, gioielleria Parker? Sì, mi dica. Senta, signor Parker, qui è la gioielleria Steffen. C'è da me un tizio che vuol vendermi a 5.000 franchi un anello che dice di aver comprato da lei... 5 minuti fa 20.000. Ma gliel'ha pagato? Certo che me l'ha pagato. Ma con un assegno. Lo trattenga, per favore. Adesso la richiamo. Aspetti un momento. È Parker. L'uomo di Chantal ha pagato con un assegno. Lui non può controllare perché le banche sono chiuse. E adesso sta cercando di rivenderlo a Steffen per 5.000 franchi in contanti. È comica. Appioppano un assegno a vuoto proprio a noi. Chiama la polizia. Ah, vedi di recuperare l'anello. Questa volta abbiamo le mani pulite. Fallo trattenere, chiama la polizia. Dilettanti. Non credevo che fossero così cheap. È stato in banca stamattina? Sì. Era scoperto o rubato quell'assegno? Nessuna delle due cose, era regolare. Come regolare? Sì, sì, regolare. E ora lo dici, regolare! Sì. Ciao, amico. Mi hai fatto fare una nota in cella e mi hai denunciato per un assegno a vuoto. Mi scusi, santo cielo, lei va a vendere un anello così che ha pagato 4 volte. E l'assegno? Era scoperto? No, no! Ti presento il mio avvocato. Io sono pronto a restituire l'anello, sa? L'anello, sì. Il negozio. Quanto può valere? Beh, vuole presentare regolare denuncia. Chiede un risarcimento di 200.000 franchi. Eh? Per una notte in galera. Dice che ha perso un affare d'oro. Ah, ma quale imbecille farebbe un affare con lui? Lei. Io? Dice che dovevate firmare alle 7. E che il ferro che dovevate comprare gli è sfuggito. Non ha le prove. E invece sì. Dice che ha registrato la conversazione e che la polizia sa che doveva venire da lei. Per concludere l'affare. E adesso aspettano un'ora ancora per poter ritirare la querela. Questi bastardi, come ci hanno incastrato. Ma questa bravata gli costerà sangue. Prepara un assegno per 200.000 franchi. Schifosi. Li schiaccerò. Dagli questo, si pagheranno il funerale. Voglio vederlo in faccia, questo Eichmann. Ecco qui l'assegno. A che nome? Intestalo al mio avvocato. Cioè? Nick Hedger. Sì. Con l'H. Sì. E lo spolveri ogni tanto questo negozio. Ah, sì, sì. Clark è qua. Sparisci. Grazie, grazie mille. Robert Clark, sono Nick Hedger e ho deciso di schiacciarti. Sei giovane e già stanco di vivere. Ci vediamo, amico. Ma certo che ci vediamo. Adesso comincia la partita. Pronto? Signor Rand, è per lei.
Pronto? Grazie per l'indirizzo, ci vado subito. Lo sai che la pago bene la gente che mi dà informazioni, non te ne pentirai. Ok, ti saluto. Sì, chi è? Devo consegnare un telegramma. Ah, va bene, un istante, sono tutto nudo e mi devo infilare il pigiama. Mi arrendo. E fai bene. Mi hai fatto perdere un sacco di tempo, ma ti ho preso, Nick Hazard. Ma chi cazzo sei? Io sono Oran, faccio recuperi per l'assicurazione. Da te ho da recuperare un bel po' di gioielli. 4 milioni di franchi. Hai preso quello sbagliato, io di gioielli non... Prendo il 10% su quello che recupero. Figurati se non ti faccio sputare dove sono. Ma perché te la prendi con me? Non ti passa per il culo che è Clark che va fregato? Clark, eh? Perché Clark? Clark è uno che ve l'ha messo nel popò. Tu corri appresso a un innocente. Sentilo, l'angioletto innocente. Ma ti credi di prendere per il bavero? Nick Hazard, non raccontarmi frottole. Ne ho acciuffati di peggiori di te. Chi credi di essere, sporco lurido figlio di puttana? Figlio di puttana, non dirglielo, se no mi fai girare le balle. Fermo, ti buco come un pollo. Sei cascato male, amico, molto male. Nick, togligli la pistola. Già fatto, mamma. Bastardi. E non sai fino a che punto. No! Prendi! Cane! Bastardo! Ma chi cazzo è? Fa recuperi per l'assicurazione. Nick! Ma non avrei creduto, sai, di fregarlo! C'è giù Sergio con l'automobile. Meno male che sono venuta in città. Sei peggio di Cassius Clay. Come ti hanno conciato, figlio mio, come ti hanno conciato. Sì, va bene. Sì, il taxi, sì. Andiamo? Allora. Andiamo. Speriamo che non vengano i ladri. Di, ma... Oh, ma la porta me la farai rimettere almeno? Ah, sì! E ti regalo anche il ciccione. Forse non te l'ho mai detto, ma è stato in galera un paio di volte per tuo padre, un'amica, sì. Ciao. Non lo sapevo, volevi molto bene a mio padre. Veramente volevo bene a lei. Ora andiamo, eh. Io vado avanti. Prego, regina, prego. Guardati qui, sei spiccicato tuo padre quando era giovane. Cristo, com'era bello! Ma anch'io, sai, mica scherzavo, era una gran bella maschietta, niente male. Ah, tu non sai come eravamo innamorati. Mi ricordo che ci facemmo tutto il viaggio di notte in taxi. L'avevamo fregato a Parigi, Gare de Lyon, gran colpo quello. Ah, non mi dire che siete arrivati fino in Svizzera. Beh, torniamo a noi, eh. E a posto l'orologio? E Maurice li ha portati tutti alla pensione? Sì, saranno tutti lì probabilmente. E se rinunciassimo, Mica mi piace tanto. C'hai troppe bestie che ti corrono appresso. Non mi piace, ragazzo. Mamma, che risponderebbe mio padre? Te l'ho detto e lo ripeto, l'americano deve piangere sangue. E va bene, piangere a merda, parola di puttana, guarda. Ah, finalmente. Ciao. Opla. Ciao, Maurice. Ciao. Che carino. Ah. Accomodatevi. No, lascia, chiudo io, chiudo io. Che cacchio. Ti ho detto che chiudo io. Ciao. Buongiorno a tutti, salve. Ciao, Eser, bel lavoro finora. Ti presento gli amici, questo lo chiamano Ribò, perché quello che guadagna se lo gioca tutte le corse. Orologio. Ciao, perfetto, Ribò. Ezar. Ne ho fatti e ne ho sentiti, ma il tuo non si batte, hai lo stile di tuo padre. Speriamo. E questo è Claude. Ciao, Nick, piacere. E io vi presento Anna, sì? L'Einstein del borseggio. Lavorerà con noi per l'aggancio. Se avete bisogno anche di qualcos'altro, sì? Non fate complimenti. No, sempre pronta al sacrificio, lei. Il resto, come procede? Ah, benissimo, perché la palazzina la stanno mettendo in ordine. Quindi possiamo cominciare. Ah, perfetto. Io non vedo l'ora. C'è solo una piccola complicazione.
Mica seguito da un gorilla delle assicurazioni. Accidenti, ci mancava pure questa. Nessuna complicazione. In qualche modo provvederò. Di chi è? È mio. È più forte di lei. Accidenti. Anna potrebbe fregare le manette a un poliziotto. Non mi ricordo di niente. Brava, brava. Ti tieni sempre in allenamento, eh? Sono 8 assegni di 500.000 l'uno. Circolari e al portatore. Stia attento a non perderli. Chiunque può incassarli. È una tra le somme più importanti che la mia assicurazione abbia pagato, signor Clark. E mi creda, 4.000.000 di franchi non sono uno scherzo. Siamo gli assegni e torniamo tra 2 ore. Avverti l'autista di aspettarci. Non muore, si rivede. Al posto tuo comincerei a farmela sotto. Questa volta non la passerete liscia. Ferma anche tu, tanto dalla nave non si scappa. Lavate insieme, eh? Avanti, parla. È stato lui a dirmi di fregargli il portafoglio. Ma che dici? Per questo sarebbe l'Einstein del borseggio. Che bidocciosi. E fa salire la signora prima, no? Ragazzi, che pipa. Credevo proprio di andare a sbattere contro un agente vero. Siamo stati fortunati. Sei stata in gamba, Anna. Ah, figurati, io mi sono divertita. Gli ho fregato il bottone. Oh, brava. Brava. Adesso beccano Clark. Peccato che non possiamo vedere. Dai, andiamo. Lei dove cavolo sta andando? Lo sa che deve venire al dipartimento per la deposizione? Per favore, togliti di mezzo, piedi. Ehi, ma che modi? Come, pizzichiamo una banda di borseggiatori e così vi ringraziate? Bel mestiere fare il poliziotto. Mi dispiace insistere, ma deve venire a fare la deposizione. Devo fare un versamento. Mi chiudono le banche. Chiamatemi in ufficio. Io sono Robert Clark e mi conosce tutto a Zurigo. Senti, sarei famoso a Zurigo, ma a 10 chilometri non ti conosce proprio nessuno. Carl, apri la radio e chiama dei rinforzi. Subito, commissario. Ok, ok. Ehi, lei non è convocato. Vabbè, io torno subito. Aspettami in banca. Stanno arrivando. Sistema la macchina. Ma abbiamo pochi minuti. Dove siete? Ah, Maurice. Stanno per arrivare. Vai tranquillo, vai tranquillo. Meno tutto male. Pronto. Fa presto. Tu sparisci, eh?
Venga. Ma dove mi ha portato? Siamo arrivati. Tutto ciò che succede sui battelli è competenza della zona 16. Mi segue. Venga, venga. Dove hanno portato i due del furto sul battello? Al secondo piano. Hai una sigaretta? Sì. Lo spaccio è chiuso. Me ne faccio una volentieri anch'io. Vuoi accendere? Allora, vogliamo sbrigarci o no? Ma è lui! Ne sono sicuro! E che accidenti vuole questa? Assassino! Andiamo, andiamo, è lui che l'ha uccisa! L'ho proprio visto, è lui che l'ha uccisa! Ok, voi! Tutto ok finora! A chiappa di Valier, opla! Come mi sto divertendo! Gli ho anche sputato in faccia! Bel colpo! Sì, me lo sono trovato lì davanti e mi è venuto! Cristo, se mi è venuto! Adesso crede che mi stiano interrogando, quel figlio di puttana! Contento, figliuolo! L'orologio è partito bene! Certo, mamma! Tieni, mettiti il giacchetto. Ma che giacchetto, tieni. Giacchetto? Sono così contenta che farei uno spogliarello, altro che giacchetto. Il, eh? Sei pronto? Certo, Maurice. Tocca a te adesso, eh? Va bene, lo so. Ricordati che sei un giudice. Senza. Fatti valere. Ehi, torchialo bene, eh? Vai tranquillo, mi è toccata la parte più facile e più divertente. Conservami un po' di caffè, Duvalier. Ma va a fare quello che devi fare. Vieni. Adesso ne ho abbastanza. Pretendo di sapere che diavolo sta succedendo. Lei era qui ieri? Hm? Come ieri? Ieri notte. Ieri non mi sono mosso da Lugano. E allora come mai la portiera l'ha vista? Quale cavolo di portiera? La portiera di via Antip. Via Antibes? Ma chi? Quella pazza per le scale? Ma se non so nemmeno dove sta, se esiste e se ha una portiera questa via Antibes. Lei conosce questa donna? Ah, si chiama Chantal, è un'entraîneuse. Ma che c'entra? Che ha fatto? È stata ammazzata questa notte in un appartamentino di via Antibes. L'avviso che tutto quello che dirà da questo momento potrà essere usato contro di lei, signor Clark. Cosa fa? Chiamo il mio avvocato. Conosco la legge io. È un suo diritto, faccia pure. 7-7-6-4-8-2. Io non c'entro in questa storia. Sarò fuori in 5 minuti. Ha chiesto Zurigo? 7-7-6-4-8-2. Parli pure, prego. Hello? Qui lo studio dell'avvocato Mercier. Chi parla, per favore? Ah, signor Clark. Mi dispiace moltissimo, ma l'avvocato è stato ricoverato d'urgenza. Ulcera perforata, sì. Il medico non consiglia un'operazione immediata. Oh, qui siamo tutti sconvolti. Cosa? Al dipartimento di polizia di Cassis? Oh, ma allora è la giornata oggi, Dio mio. Ma certo, signor Clark. Naturalmente, sia tranquillo, mi metto subito in moto. Ma sia tranquillo, signor Clark, naturalmente. Il miglior penalista della Svizzera. Ok, signor Clark. Buongiorno, signor Clark. Arrivederci, signor Clark. Sono fatti vivi gli uomini di Robert Clark, che mi pagano informazioni su Hazard 10 volte più di te. D'ora in poi le passo a loro, ecco. Però se aumenti il prezzo, io sono disposta anche a darle a te, sai. Oh, Ran. Salve, Rothman. Siediti. Come stai? Sei sempre nella polizia? Come no? Io non diserto come te. Ormai sarai sergente adesso. Sergente maggiore. Ah. Anche lui era in polizia. Ma ci ha lasciato. Gli faceva schifo la puzza di caserma.
E come cambi? Adesso ho l'incarico di recuperare gioielli rubati per conto di una società di assicurazione. A chi stai correndo appresso? A un certo tipo che si chiama Nick Desert. Pare implicato in un furto di gioielli per 4 milioni di franchi e io ci prendo il 10%. Il 10%? 10%. Roba da sistemarti per un paio d'anni, mentre noi onesti poliziotti moriamo di fame. Birra. Sì, una birra. Birra. Sì, birra. Birra. Ascoltami bene, aiutami a prendere Nick Ezzard e tu e io spartiamo il 5% netto. Però devi usare le forze della polizia per i nostri scopi. Questa è corruzione. Stai offrendo soldi a un poliziotto. Voglio il 6%. 6%? Affare fatto. Allegri ragazzi, sta andando bene. Scommetto che deve incominciare a sentirsi pizzicare il culo. Attenti amici miei, il difficile non era fargliela, ma farglielo credere. Ci deve credere fino in fondo, se vogliamo fare quello che abbiamo pensato. Nick, lo so quello che stai pensando. Ma allora ero un ragazzino. Adesso sono cambiato. Ok. Chi è che ha scelto René? Maurice, perché? Perché io so che faceva il soffio a Zolino. Allora. È vero, allora era un ragazzino. Ma però... no, che René funziona, dai. Va bene, se l'ha scelto Maurice. Maurice! Maurice, tocca a te. Stai ferma, gli fai tremare la mano. Su. Ma che barba. Apri la cella. Sono avvocato Posch, signor Clark. Ah, finalmente, era ora. Tirami fuori di qui. Tirami fuori di qui! Sì, lo farei di buon grado, signor Clark, ma non ho ancora assunto la sua difesa, né lei mi ha conferito l'incarico. Beh, io te lo conferisco, eh. Conosco la tua reputazione. Sei un avvocato con le palle. Mi fa molto piacere di sentirglielo dire, ma la pregherei di moderare i termini, signor Clark. Mi dica, è stato lei ad ucciderlo? No, non ho ammazzato nessuno, no. Quella portiera è pazza! Vede, signor Clark, per un eccesso di zelo, io sono già passato dallo studio Messier e ho fatto le mie indagini. Non parlo della portiera, parlo dello sheik. Quale sheik? Ma parlate tutti di cose di cui non sono eccessi, porco cane. Signor Clark, nessuno può capirla meglio di me. Lei ha portato a sottovalutare la perspicacia, la meticolosità del popolo svizzero. Ma è chiaro, il giudice si sarà detto, Ezza porta a letto Chantal, hanno testimoni e insieme ricattano Clark. Clark la prima volta paga e la seconda ammazza. Nessuno si permetterebbe di ricattare Clark! E lo sheik? Quale sheik? Parli piano, signor Clark. Quello di 200.000 franchi, firmato da lei e intestato a Ezzard. Non possiamo negarlo, signor Clark, quando il giudice ha in mano delle fotocopie. Si convinca che è purtroppo un volgare assegno, mi scusi il termine, che la fotte. Quel figlio di puttana di Ezzard ha usato Chantal per fregarmi e mi ha incastrato! E ho dovuto pagare per uscirne. Chieda a Parker e alla polizia. Io posso portare 1.000 testimoni. Mi scusa ancora il termine, signora Clark? È merda. Più la mescoli, più puzza. Glielo dica e capiranno che lei si è voluto vendicare. Ma per Cristo, perché non usare il cervello? Quando lei vuole uccidere qualcuno, non rilasci in giro assegni. Io non ho ammazzato nessuno. È quello che lei dice, signor Clark, ma purtroppo ci sono dei testimoni che dicono di averla vista. Mi scusi, lapsus. No. Dicono di aver visto l'assassino. No. Il tassista che l'ha portato lì è un giovane soldato. Se non se la sente di affrontarlo, io mi opporrò, ma... No. Siccome lei è innocente, no. Io insisterò per tirarla fuori. No. Allora? Non l'ho ammazzata. Ne ero più che sicuro. Disporrò subito per un confronto all'americana. Non l'ho ammazzata. No.
È lui. Stessa faccia e stesso vestito grigio. Cosa? Sì, sì, non mi sbaglio, signor giudice. Vedo scendere da un taxi un tizio che ancheggiava. Avevo finito i fiammiferi e penso, speriamo che questo stronzo abbia da accendere. Gli chiedo, mi fa accendere? Poi l'ho guardato in faccia e ho pensato, mamma che checca. È lui, stesso vestito e stessa faccia, sono sicuro. Signor giudice, andiamo. Qui non si sta più riconoscendo un uomo, ma un vestito. Si dà il caso che il mio cliente quel giorno indossasse un vestito del tutto uguale a quello dell'assassino. Coincidenza, fortuita coincidenza. Ci sono migliaia, milioni di vestiti della stessa taglia, della stessa foggia. Io chiedo che al mio cliente venga fatto indossare un altro vestito. Guarda quella, come si è combinata. No, il vestito non è quello, ma la fascia da chicca, io la riconosco. È lui! Brutto bastardo, figlio di puttana! No, Cristo, ma almeno su questo doveva dirmi la verità, signor Clark. C'è dentro fino al collo, ma andiamo. La presenza di Mr. Clark non risulta a nessun commissariato? No? Grazie, mi scusi, deve essersi trattato di uno scherzo. Cercate Ezard dovunque. Chiedete a chi abbiamo pagato e se serve aumentate il prezzo. Stai tranquillo, Harry, parleranno. Andiamo. E voilà, ci siamo proprio qui. Formidabile, formidabile, eccezionale. Allora, qui il chiarello che gira tutto quanto. Mi serve quella scala che viene giù così. 5.000, 6.000, 7.000. Scusate, allora... No, ah, formidabile, formidabile. Io già lo vedo tutto quanto così. Sì, mi sfido di mettere in scena. E allora, vous savez, un po' di disturbo, questo regalino per lei. Allora è vero che girate un film qui? È un po' di tempo che vengono a girare da queste parti. Ah, sì? Avete il permesso di Chantal? Oh, ma oui, noi gireremo proprio a casa della Chantal e gliel'ho fatta affittare io, così anche lei guadagna bene. È una produzione importante, molti registi, molti attori, molti operatori, tutti quanti. E chi c'è in questo film? Robert Clark, c'è anche Marlon Brando. Marlon Brando? Madame Dubarry, je vais demander une cortesia, sentite, lei dà la pelliccia alla signora, perché la signora fa la donna sulle scale. Sì, sì, perché noi abbiamo bisogno di una faccia vera, vera, non di una superatrice. Ma scusi, ma lei proprio non mi può soffrire? Ma non devo baciarlo io, Marlon Brando, scusi, sa. Ma io sono abituata a fare le parti da zarina, non da Mondezzara. Io protesto col mio agente, sa. Tu noleggia le macchine da presa e tutte le attrezzature tecniche. Mi raccomando il permesso della polizia, tutto regolare, chiaro? E adesso vado a donna. Esprimermi anche come portiera. Ciao, Nick. Non ci credevo mica, sai, che mi telefonavi. Hai fatto proprio bene. Sai che adesso uscivo e mi sbattevo in un cinema. Eh già. Senti, Nick, adesso io vado a vestirmi. Ti preparo qualcosa e ti aspetto qui, eh? Ma ti prego, fa presto, vieni. Ciao. Ciao. Tateli, eh? Tu le vuoi dare l'uccello, io le do i soldi. Che deve scegliere. Colpitelo. Te più forte. Dimmi dov'è Robert. Che ne so io? Dove sta Robert? Domandano la polizia. La polizia, eh? Non l'ha preso la polizia, era tutto finto.
Allora io dico che l'avete messo in mezzo, vero? Taccarogna, io so che tu sei bravo con le truffe. E ho capito che gli state facendo un orologio. Quale? Indovina se sei bravo. Adesso tu mi porti da Clark. Te lo fico in bocca. Va bene, va bene. È qui. È qui. A Zurigo. Sul lago. In un appartamento. Metti il culo in macchina e portaci da lui. Vai avanti. Brutto figlio di puttana. Tu vai di là. Devi rinascere prima che mi freghi. Bastardo! Calmo, per Dio, sei un tipo duro, eh? Portatelo via. Che adesso ti sarai convinto. Ritiratelo su! Se ci riprovi te la scarico in bocca. Non rischiare ancora. Allora, dove sta tu? Va bene. Lo teniamo fuori Zurigo. Ehi, stavolta è proprio la verità. Lo so capire quando ho perso. Attenti! Posso provare una cosa? Ecco i crauti e le salsicce. Ne ero sicura. Puoi bere tutte le birre che vuoi, ma sai ancora di latte. Se vuoi ti faccio dormire con me stanotte. Magari. Ma, se hai con te l'uccellino non ci sono problemi. Senti, mi vai a prendere le sigarette? Subito. Guarda, guarda, Anna l'italiana. Senti, non c'è nessuna legge che mi obbliga a sopportarti. Leva il sedere da quella sedia. Ce l'hai coi poliziotti? No, solo con quelli antipatici. Nick Hazard frequentava questo locale molto spesso. E un mio amico dice che stava da te, è vero? Che cos'è, un interrogatorio? Tu che cavolo fai qua? Senti, c'è un ragazzo che ha intenzione di sbattermi e io ho voglia di starci. Però dobbiamo perdere un po' di tempo con gli inviti, la corte, le cenettine. Lo sai come accidenti si fanno? O non te ne intendi? Io non ho bisogno di certi preamboli. E con me quando ci vieni, bellezza? Leva la mano o ti spacco questa in faccia. Forse cambierai idea molto presto.
un poliziotto? Il sergente maggiore Reutemann, anni fa mi ha arrestato. È un figlio di puttana. Mi aveva promesso un mucchio di soldi se facevo la spia, gli ho sputato in faccia. Il guaio è che ha saputo da quel grassone che Nick era a casa mia. Speriamo che non mangi la foglia. Non è che finiamo tutti in galera? Almeno ci riposiamo. Birra. Senti, io non vorrei che ci seguissero e scoprissero quello che facciamo. Me ne vado da sola. Tu fai finta di niente. Stai a vedere quello che fanno e casomai mi telefoni, eh? Ciao, eh. Andiamo a letto un'altra volta. Ciao. Ragazzo, vieni qua. Dai, sbrigati. Siediti. Ti ha lasciato perché tu le faccia sapere cosa facciamo. Vuol dire che stanno lavorando. A cosa, stronzo? Sentite, io da Anna, se ci so fare qualcosa, posso tirarla fuori e dirvelo, se mi pagate bene. E se mi lasciate fuori quando la cosa prende di bruciato. Ho già lavorato con la polizia, vi potete fidare. Ma t'hanno ferito. Perché? Si vede? Disgraziato. Ti ci metti anche tu, mamma. Disgraziato. Allora? Finalmente ci siamo, signor direttore. Ah, molto bene. Sono saltate fuori grosse cose. I gioielli possiamo recuperarli tutti. Avanti, avanti. Mi sono accordato con un mio amico poliziotto che ha sguinzagliato dietro a Ezzard mezza polizia di Zurigo. E così abbiamo scoperto qualcosa che scotta molto. Clark è implicato. Clark? È incredibile. Beh, bisogna dare una percentuale al mio amico perché senza la polizia non ci saremmo arrivati. Questo non è un problema. Io, caro Clark, come va? La vedo un po' giù di morale, si faccia coraggio. La trattano bene? Le sto infilando in tasca un pezzo di cipolla. È un vecchio trucco, sa? La do per piangere davanti alle telecamere quando saremo lì. Alle telecamere? Sì, la portano sul luogo del delitto. Prego. Signori, fermi per favore, che giriamo, fermi! Motore carrello, via! Perdi qua, Clark, e non faccia scherzi. Vada, vada pure. Venga. Avanti. Perdi qua, prego. Stop! Buona! Assassina di mia figlia! Era così giovane! Su, signora, si calmi, andiamo. Si faccia calmi. Non sputare. E intanto quella belva me l'ha uccisa! La mia bambina! La mia creatura! Finito, potete smontare tutto. Lasciaci soli, lei.
Devo parlare col signor Clark. Allora, ti è piaciuto l'orologio? È stato un bel lavoro. Ti ho infilato nella merda fino al collo. Adesso puzzi lontano un miglio. Clark, sei finito. Hai la testa nel cappio. Ci abbiamo lavorato un mese a fare il piano. Prima ti abbiamo fregato i 200.000 franchi. Sappi che quei soldi sono serviti a organizzare e a comprare i testimoni. Nel frattempo abbiamo ucciso Chantal. Certo, io mi prenderò almeno 2 anni per ricatto e un altro anno per tentato furto. E tra un paio d'anni sarò fuori. Ma tu ci marcerai per 30 anni. Carogna! Carogna! Fai piano, imbecille, ti vuoi far sentire da tutti. Ma ti vuoi togliere il cemento dalla testa? Insomma, cerca di capire invece di strillare come un'aquila. Perché pensi che te l'abbiamo fatto, l'orologio, per divertimento? Questo è un passaporto. E questo è un biglietto aereo per il Venezuela. Avanti, prendili. Prendili. Perché? Perché adesso tu tiri fuori gli scecchi che hai là attaccati sotto l'ascella, me li dai, io li incasso e noi in cambio ti facciamo evadere. È già tutto organizzato. Tu li dai a me e te ne puoi andare. È semplice, monti sul primo aereo e sei a posto. Certo, non sarà un granché vivere nel Venezuela, ma è sempre meglio che marcire in questa maledetta galera, non ti pare? Ale, tira fuori gli check. Adesso devi decidere. Non puoi rimandare oltre, Clark. Se ti trasferiscono a Zurigo, sei fottuto. Fatelo uscire! Andiamo, Clark, non fare l'idiota. Cerca di ragionare. Non possiamo incontrarci più. Se io esco di qui, per te è finita. Ma si può sapere che cavolo vai dicendo? Sei pazzo? Io dovrei darti 4 milioni di franchi, per che cosa? Per una promessa? Non hai scelta, ti devi fidare. Sono innocente e ho le prove. Ah sì? Ma guardati la giacca, imbecille. All'interno, dove hai il portafoglio? Ci manca un bottone. Te l'ha preso la donna sul battello. Te lo ricordi? E adesso il bottone è bene in vista nell'ingresso dell'appartamento di Chantal. Basta una mia parola e la donna delle pulizie è pronta a dire d'averlo trovato quando ha scoperto il cadavere senza dargli importanza. Come vedi, è solo una delle carte che noi abbiamo in mano. Beh? E allora? Lascialo stare. Lascia stare. Come ti ha fatto fare tuo figlio così? E chi lo sa, non si può mai sapere. Ah, Nick! Quando glieli leviamo i gioielli? Ah, fra 2 ore lo facciamo evadere. E poi, senti, hai allontanato la servitù dalla villa di Clark? Gli ho già spedito un telegramma con l'ordine di andare a residence di Losanna. L'ho firmato Clark, eh? Ah, bravo, così troverà la casa vuota, potrà prendere i gioielli e non potrà parlare con nessuno. Mamma, come siamo bravi! Non è meglio chiudere qui? Proprio adesso, e perché? Potrebbe saltare fuori un pericolo. Ma no, quando si è previsto tutto. Sei proprio un fifone. 8 milioni! Va bene, ho capito perfettamente, ok. Tra un paio d'ore, quante macchine serviranno? 5 macchine e almeno una 20 di agenti. Ok, andiamo. Un momento. Non facciamoci fregare. Dividiamoci. Tu vai al finto commissariato e io vado all'aeroporto. Bene.
Fino adesso è andata bene, sbrighiamoci, su forza. Fa svelto, su. Ah, senti, se ti dovessero vedere, alza subito le mani, perché sparano a vista. Sì. Le chiavi sono sotto il sedile, hai capito? Muoviti, avanti. Ehi, stronzo, quella! Robertino. Come sei uscito di prigione? Prigione? Ah, tu parli della vecchia casa, un commissariato abbandonato che abbiamo affittato per 3 lire. A proposito, ti volevo dire che Chantal è in perfetta salute, è viva e vegeta. Ma che cavolo vai dicendo? La polizia mi ha arrestato. Ma povero imbecille, tu credi ancora al diavolo alla tua età? Non troverete un posto per nascondervi. Non avrete scampo, vi farò ammazzare tutti e due come cani rognosi. Clark, tu hai cercato di uccidermi e per me è morto un amico. Ho giurato di farti leccare l'asfalto con la lingua. Ma questo è solo l'inizio. Ti giuro che ti schiaccerò come un verme. Senti, Clark, lo sai che forse riusciremo a toglierti anche i gioielli? Siete pazzi. Vi pescheranno morti in fondo al lago. Che vuoi scommettere che mi darai i gioielli? Eh? Fermi tutti, altrimenti facciamo fuoco. Finalmente vi abbiamo beccati. Via qua. Ah, bene, bene. Ma questi non erano quei famosi gioielli che le avevano rubato, signor Clark? Truffa all'assicurazione. Questo scherzo le costerà qualche anno di galera. E non è finita. Perché le nostre indagini stanno per fornirci le prove dei suoi illeciti traffici. Ma di questo parleremo poi alla centrale. Bella retata, ragazzi. Bravo, René. Bella scelta hai fatto con René. Carogna, ammazzami! Lasciami! Lasciatemi! Ammazzo! Vigliacco! Vigliacco, traditore, via! Lasciatemi! Maledetto! Lasciatemi! Se ci riprovi, ti buco! Presto! L'americano è fuggito! Avvertite la centrale, non andrà lontano. Andiamo, esci fuori. Sei in arresto anche tu. Va bene.
Aprite! Aprite! Non c'è nessuno. Bel lavoro, eh? Sei stato perfetto sin dall'inizio. Quel grassone di là ci ha creduto che eri ancora un poliziotto. E invece mi hanno cacciato via un mese dopo di lui. Eravamo troppo ladri e mi sono divertito un mondo a fregare. A proposito di ladri, dov'è la valigia? Ah, già l'ho presa. Eccola. Sì, c'è. Adesso che farà Clark? Ma lascialo andare in Venezuela. Parole mica. Senti, adesso te lo posso dire. Beh, all'inizio non ci credevo, ma hai fatto un orologio. Oh, che fiducia che avevi. Senza contare poi che con l'assegno sono 8 milioni. 8 milioni, boys! 8 milioni 8! È in partenza l'uscita numero 4, il volo per Caracas. È in partenza l'uscita numero 4, il volo per Caracas.